Quali allora finalmente una prestazione come vi chiedeva il vostro tecnico, una vittoria convincente e soprattutto una prestazione personale tua davvero sopra le righe? No, va bene, io penso che abbiamo giocato meglio di squadra, cosa che fino adesso non è, abbiamo trovato i risultati ma non l'equilibrio come squadra, quindi secondo me è stata proprio una vittoria di squadra finalmente. Qualche momento di blackout, avete fatto un inizio di ultimo quarto davvero preoccupante, in pochi minuti avete preso 9 punti senza farne nessuno, cosa succede? Ancora c'è da limare qualcosa? No, penso che comunque ancora ci manca mantenere la concentrazione fino in fondo, proprio dall'inizio alla fine, che è quello che ci fa giocare meglio, ci fa ragionare sui giochi e fare le cose come si è visto oggi. Questa era una partita importante perché era l'unica squadra ancora imbattuta. Avete impartito una vittoria, una lezione sonora a questa squadra, vi dà coraggio? Sì, sì, questo sicuramente, ma indipendentemente con chi abbiamo vinto, noi avevamo bisogno di questa vittoria, quindi meglio così. A Napoli con più coraggio, con maggiore convinzione? Sicuramente sì, la stessa energia, la stessa voglia di vincere e di portare sempre i risultati a casa. Abbiamo convinto sotto il profilo dell'energia, che finalmente è stata quella che deve essere per una squadra come la nostra, che è stata fatta proprio col concetto di avere anche rotazioni un po' più lunghe quando servono. Siccome stiamo lavorando tanto, questa settimana finalmente eravamo tornati a lavorare bene dopo un po' di imborghesimento probabilmente. Il risultato è stato buono. Risultato buono, anche diciamo un divario che è stato palese. Qualche momento forse in cui la squadra, troppo sicura forse del risultato, ha mostrato un po' di calo, come in apertura dell'ultimo quarto? Sì, soprattutto non abbiamo avuto la giusta attenzione nell'attaccare il pressing in un paio di occasioni. Questo ci sono costati 3 palle perse, 6 punti, era quello che ci poteva far finire sta serata invece che più 18, più 25. Però è anche vero che quando giochi con tanta energia in difesa, ogni tanto ci sta che un po' di nebbia su qualche azione d'attacco venga fuori. 18 più 25, ma non contiamo i tanti errori anche in lunetta, che comunque restano parecchi. Sì, vabbè, sì, d'accordo, però questa è una questione su cui non mi rammarico. Già il fatto di esserci andato tante volte in lunetta è buon segno, dai. È come se uno dovesse arrivare 10 volte davanti alla porta, subire 10 calci di rigore, se ne sbaglia qualcuno di troppo è chiaro che sei triste, però non è che di cosa parliamo. Devo ringraziare il mio staff medico che ha messo in piedi Chiara Rossi, che per noi è una giocatrice fondamentale e che non stava bene. E tra l'altro non ho fatto giocare Aversano anche che non stava bene, però anche su di lei sono stati molto bravi. E il fatto di aver giocato di squadra è una prerogativa che ci deve accompagnare per tutto il campionato, perché solo in questo modo qua possiamo usare il vantaggio di essere una squadra che ha più dimensioni, con 2 piccole, con 3 piccole, con giocatrici più o meno perimetrali. Se non giochiamo di squadra, questo è un vantaggio che sparisce. Inutile nascondere che probabilmente la delusione è forte soprattutto per le dimensioni di questa sconfitta. La delusione è forte perché non siamo riusciti a giocare, sinceramente. E stavo appena vedendo lo scout, al terzo fallo a noi avevano fischiato 22 falli, a loro solamente 11. E questo mi sembra che sia un po' importante, il doppio dei falli. E noi abbiamo cercato di giocare, sicuramente non abbiamo giocato bene, sicuramente non abbiamo fatto una buona partita. E Arianna Del Pino è un'ottima squadra e si vede dalle sue giocatrici, dalle caratteristiche che ha, è una squadra che punta in alto, però noi avremmo voluto fare una figura migliore e soprattutto se ce la facevano fare. E pensa che ci sia stato un po' troppo nervosismo tra le sue giocatrici? No, nervosismo no, però sai, quando a un certo punto vedi che al minimo contatto noi subiamo ci fischiano il fallo, un poco qualcuno si innervosisce, però eravamo molto tranquilli, sapevamo che era una partita molto ma molto difficile perché Ariano, come ripeto, è una squadra candidata, quindi eravamo venuti per fare una buona partita. Sicuramente non pensavamo di perdere in questa dimensione, ma ci abbiamo tante attenuanti, oltre al fatto che noi non abbiamo giocato bene. Mi è sembrato per alcuni tratti che la sua squadra viaggiasse per fiammate, addirittura in apertura dell'ultimo quarto c'è stato un parziale di 1-0-9, se non vado errato, che aveva fatto pensare che probabilmente si è giocato per il resto della partita un po' sottotono. Sì, hai perfettamente ragione, hai analizzato bene, abbiamo giocato a sprazzi,
quando siamo riusciti a giocare abbiamo fatto dei piccoli break e poi subito dopo invece ne subivamo altri break importanti. Abbiamo sbagliato un canestro da sotto quando eravamo a 8 punti, se mi ricordo bene, nel quarto quarto, che poteva essere importante. Poi abbiamo subito un contro break e siamo andati 15 o 16 e lì chiaramente è finita la partita. Può essere stato anche condizionato dai falli, molti falli. C'erano a un certo punto, mi sembra, 3 giocatrici con 4 falli sul groppone. Sì, come ripeto prima, 22-11 alla fine del terzo quarto, mi sembra una proporzione proprio esagerata, il doppio praticamente. E tieni presente che Siccardi al primo fallo, al primo tempo aveva già 2 falli, appena entrata al terzo ne aveva 3, ha giocato solo 19 minuti, che è la nostra, diciamo, ragazza più importante e più esperta, viene da Taranto, ha vinto il campionato italiano, ha fatto le coppe e quindi ha giocato solo 19 minuti. E Tagliamento, che stava viaggiando benissimo nelle ultime due partite, ha fatto 21 minuti. E insomma, come hai detto tu, a un certo punto avevamo 3 persone con 4 falli e 3 con 3. E insomma, non è facile gestire in questa maniera.